Chi mi segue su Instagram sa che in questo periodo sono in un viaggio di lavoro e quindi eccoci qua. Da questa camera di albergo oggi vi parlo della storia di BSD. Qua non c'è la luce più bella del mondo, proverò a fare qualche magia con la color correction, ma quindi avviamoci. Come vi dicevo nel video in cui parlavo della storia di macOS, vi avevo anticipato di questo video perché nella storia dei sistemi operativi, BSD aveva avuto un ruolo come una nota a piè di pagina e questa cosa non mi piaceva perché BSD ha avuto un impatto molto importante nella storia dei sistemi operativi e quindi aveva bisogno del suo spazio. Purtroppo ad oggi BSD non esiste più e quello che era di BSD lo troviamo nelle sue emanazioni. Oggi voglio utilizzare questo termine, che sono sia proprietarie che open source, ma procediamo con ordine e iniziamo la storia dall'inizio. Prima di iniziare, vi consiglio di andare a vedere la storia di Unix perché quel video è propedeutico a questo. Qualora ve lo siete persi, vi consiglio di andarlo a recuperare e ve lo ritrovate in questo simpaticissimo rettangolino. Eccoci ritornati e proseguiamo con la storia di BSD. Quando Unix approdò alla Berkeley nel 1974, venne installato in una macchina chiamata PDP-1145, che era un computer che veniva condiviso tra il gruppo di informatica e quello degli statistici. In questo computer c'era già un suo sistema operativo chiamato RISTIS. E quindi cosa fecero? Lo cancellarono per installare Unix? Ma neanche per idea. Unix veniva fatto eseguire per circa 8 ore al giorno, sia di giorno che di notte, in base a quello che loro serviva. L'anno successivo venne comprata una nuova macchina, il PDP-1170, che venne acquistato con dei soldi di un progetto di ricerca. E lì installarono Unix full time. Ma chi li aiutò a installare Unix? Niente poco di meno che Ken Thompson. Quel Ken Thompson che guidò lo sviluppo sia di Unix che del linguaggio di programmazione C. Lui si prese un anno sabbatico e andò alla Berkeley come professore in visita. Li aiutò a installare Unix in queste nuove macchine, in particolare la versione 6, e mentre che c'era, fece anche un'implementazione del linguaggio di programmazione Pascal, implementazione che due studenti, Chuck Halley e Bill Joy, aiutarono ad implementare. E anche loro, mentre che c'erano, scrissero un editor di testo chiamato X, che per l'epoca era spaziale. X non era solo l'unico programma che loro fecero, infatti loro fecero tutta una serie di programmi che serviva per l'operatività del loro dipartimento. Io penso che questi programmi che loro svilupparono erano anche pensati e sviluppati nell'ottica di un progetto di ricerca, visto che il PDP-1170 fu acquistato con dei soldi di un progetto di ricerca. Alle altre università piaceva BSD e quindi Bill Joy cosa fece? Ne compilò una versione chiamata OneBSD e la distribuì. Vennero distribuite 30 copie. Però, come dice il nome stesso, Berkeley Software Distribution era una distribuzione software, non era un sistema operativo, cioè fatto da zero. Era Unix con le loro aggiunte, che fino a questo momento le loro aggiunte erano prettamente di utilità di sistema. Nel 79 Bill Joy migliorò OneBSD facendo la seconda versione, 2BSD, che non solo migliorava tutto il software che loro avevano fatto, ma introduceva due cose fondamentali: CSH, che era la shell scritta in C, e anche Vim, che come tutti sappiamo tuttora persiste. Beh, persiste Vim però. In parallelo, un annetto prima, la Berkeley acquistò un nuovo computer chiamato VATS. La Bell Lab fece un'implementazione di Unix chiamata Unix 32V. Tuttavia, questa implementazione di Unix non riusciva a sfruttare l'utilizzo della memoria virtuale in questa architettura. E che cos'è la memoria virtuale? Io ne avevo parlato in questo video. Ah, forse è da poi che compongo lì i rettangolini. Cosa ho fatto questo lato? In questo video, e quindi andate a recuperare. E mentre ve lo state godendo, faccio partire la sigla. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video che è storia. Io sono Valerio e oggi parliamo della fantastica storia di BSD. Ma prima di cominciare, se questo video vi piace, lasciatemi un like e lasciatemi un commento pure se volete. E qualora non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con i vari contenuti che porto su questo canale. E quindi proseguiamo con la storia di BSD perché ancora non siamo neanche a metà strada.
Poiché la Berkeley aveva anche il sorgente di questa implementazione di Unix per il VAX, lo studente Özalp Baboglu, scusate il mio turco, non è dei migliori. Tra l'altro ho scoperto che Özalp Baboglu tuttora è professore all'Università di Bologna. Comunque, lui che fece? Prese il kernel di Unix e fece tante modifiche per poter sfruttare la memoria virtuale dell'architettura VAX. Non solo, fece anche il porting di tutto quello che loro avevano sviluppato alla Berkeley e boom! BSD 3 era nato. L'immagine del kernel della terza versione di BSD, anche chiamata Unix VAX, venivano chiamate VM Unix e il motivo di VM sta che riusciva a sfruttare la memoria virtuale. Adesso io sono riuscito a capire il motivo perché le immagini del kernel di Linux vengono tuttora chiamate VM Linux. E se non sapete perché c'è una Z alla fine nel nome dell'immagine del kernel di Linux, lasciatemi qui sotto un commento che magari ci faccio un reel per Instagram o uno short per YouTube. Nel 1980 arrivò la versione 4 di BSD, che aggiungeva alcune cosucce che ci troviamo fin oggi, tipo DeliverMail, che è l'antenato di SendMail, e la libreria Curses, che serviva, anzi che serve tutt'oggi, a creare delle interfacce visuali per programmi a linea di comando. L'anno successivo fece la versione 4.1 di BSD, che miglioravano alcune cosucce, ma non è quello su cui mi voglio soffermare in questo momento. Quello su cui mi voglio soffermare è che si doveva chiamare BSD 5, ma non lo chiamarono 5 perché la AT&T un po' si oppose perché non volevano che si confondeva con Unix System 5. Nel 1983 venne rilasciato BSD 4.2 e questa versione è molto importante per la storia di BSD. Dwayne Adams della DARPA, sì, la stessa DARPA che inventò Internet, e se non sapevate che la DARPA aveva inventato Internet, questo perché vi siete persi il mio video in cui parlo della storia di Internet, che poi andavo a recuperare qui sopra. Quindi Dwayne Adams della DARPA cosa fece per lo sviluppo del BSD 4.2? Riunì un comitato che dovevano decidere come svilupparlo. Ovviamente in questo comitato c'era Bill Joy, o sviluppatore storico di BSD, che già lui se n'era uscito dalla Berkeley per fondare la Sun Microsystems, sì, la stessa Sun che poi inventò Java, e tra le varie persone che vennero chiamate ci fu anche Dennis Ritchie, che era coinvolto nello sviluppo sia di Unix che del linguaggio di programmazione C. E ancora all'epoca lui lavorava alla TNT. Quindi quando loro decisero quello che doveva decidere, boom, nacque BSD 4.2. E anche in quell'anno in cui si vede per la prima volta la mascotte di BSD, ovvero il demone, che è stato disegnato da John Lasseter. E su chi è John Lasseter, quella è tutta altra storia che non c'entra niente con questo video, ma manco con questo canale. Ma perché la DARPA si prese questa responsabilità dello sviluppo di BSD? Il fatto è questo qua. Dalla versione 3 la DARPA si innamorò e quindi investì dei soldi per finanziare il gruppo di ricerca di sistemi informatici alla Berkeley, quello dove si sviluppava BSD. E quindi ecco perché avevano tutto questo interesse. Tra l'altro, poiché la DARPA era quella che aveva inventato ARPANET e quindi Internet, la nuova versione di BSD includeva anche un'implementazione rudimentale del protocollo TCP/IP. BSD nel 1988 arrivò alla versione 4.3 e questa versione è importante perché venne acquistata una nuova macchina alla Berkeley chiamata Power 632 e loro cosa fecero? Presero BSD e fecero il porting per questa macchina. Però mentre facevano il porting in questa architettura fecero in modo che il codice di BSD dipendente dalla macchina fosse separato da quello indipendente, così da facilitare in futuro i porting per altre macchine. Lo sviluppo per questa architettura poi è stato sospeso, però diciamo l'importanza di questa versione è che da quel momento in poi BSD aveva codice dipendente e indipendente dalla macchina separati, quindi suppongo in file separati, così da facilitarne il porting per altre piattaforme. Nel 2006, quindi facciamo un piccolo balzo in avanti, la rivista Information Week descrisse BSD 4.3 come il più grande software mai scritto, quindi capite bene l'importanza di BSD 4.3. Tuttavia quell'anno si preannunciava l'inizio del disastro per BSD, perché se vi siete visti il mio video su Unix sapete che tutte le versioni di BSD che venivano rilasciate dovevano essere dati a persone o comunque istituti, aziende che già avevano una licenza per Unix. E ho trovato online che le licenze di Unix avevano un costo esorbitante, qualcosa come $250,000. Non ho verificato questo numero, però prendete questo come se fosse un'informazione magari da prendere con le pinze. Non lo so, io ho trovato $250,000. E il motivo per cui BSD doveva essere dato a quelle che già avevano una licenza per Unix era perché BSD
era Unix, cioè il codice sorgente del kernel, aveva ancora molte componenti che derivavano da Research Unix. A quel punto cosa accadde? Alcune terze parti dissero, ma sentite una cosa, perché non girate a noi il codice della vostra implementazione TCP/IP e di tutto quello inerente alla connessione alla rete? E noi, ci serve. E infatti questo è quello che fecero. Presero il codice per la connessione a internet, perché internet già stava nascendo e stava diventando essere importante, più diedero anche tutti i programmi che loro avevano sviluppato, e questa release veniva chiamata Networking Release, o NetOne. A questo punto i sviluppatori di BSD si guardarono in faccia e dissero, oh, non possiamo più avere codice AT&T dentro BSD. E quindi si rimboccarono le maniche per togliere tutto quel codice. Dopo 18 mesi di sviluppo, avevano quasi rimosso tutto. Avevano quasi rimosso tutto il codice AT&T dal kernel. Rimanevano solamente 3 file. E quello che fecero fu semplicemente quello di cancellarli. E quindi rilasciarono la NET2. La Networking Release 2 venne rilasciato nel 91. Ma nel frattempo cosa stava accadendo? Babbo Natale, dalla sua casa della Lapponia, ci aveva portato un bellissimo regalo. Linus Torvalds, come vi dicevo in questo video, nel video della storia di Linux, aveva già annunciato che stava lavorando a un nuovo sistema operativo, che il codice sorgente non era né preso né da Unix e né da Minix, era tutta farina del suo sacco, chiamato Linux. NET2 divenne il sistema operativo di base per fare due porting per l'architettura Intel, quindi architettura 386. Venne quindi fatta 386 BSD e BSD 386. Quali erano le due differenze? Che la seconda era proprietaria e la prima era open source. La versione proprietaria, quindi la BSD 386, veniva venduta dalla Berkeley Software Design Inc., che era un'azienda, sorta di spin-off universitaria, che dava le licenze per questo sistema operativo. Il porting di BSD per processori Intel è fondamentale per la nostra storia. Ma proseguiamo. Nel 92 la Unix System Laboratory, sussidiaria di AT&T, citò in giudizio sia la BSD Inc., ma anche l'Università della California, per violazione della proprietà intellettuale. E su quali basi? Semplicemente loro non si bevettero la storia che il loro codice sorgente non includeva nessun codice AT&T. E come finì questa causa in tribunale? Finì che la Unix System Lab venne acquisita da Novell e successivamente le due parti raggiunsero un accordo al di fuori del tribunale. Lasciamo perdere esattamente quali erano i termini di questo accordo, ma quello che ne scaturì è che BSD doveva avere alcuni file modificati. Su 18.000 file, 70 vennero modificati e 3 cancellati, quindi finì così. Nel 94 venne rilasciata BSD 4.4 Lite ed era la prima versione di BSD ad essere completamente open source. Nonostante ciò, la disputa legale che avevano avuto con la Unix System Lab rallentò fortemente lo sviluppo di BSD, favorendo la popolarità di Linux. Successivamente venne rilasciata BSD 4.4 Lite 2, ma questa fu l'ultima versione di BSD mai rilasciata, anche perché successivamente il gruppo di ricerca di sistemi informatici alla Berkeley si dissolse. E così anche lo sviluppo futuro di BSD alla Berkeley. Dal mio punto di vista, il lascito di BSD è forse più importante di quello di Unix. E secondo me siete d'accordo con me per quello che vi sto per dire. Microsoft ha utilizzato in passato un'implementazione del protocollo TCP/IP derivato da BSD. Da Windows 2000, i tool da riga di comando per la connessione internet sono ancora quelli di BSD. Cioè, avete capito? Microsoft, cioè, è assurdo. Darwin, e se non sapete cos'è Darwin è perché vi siete persi questo video della storia di macOS, è basato su BSD 4.4 Lite 2. Dal momento in cui si dissolse il gruppo di ricerca di sistemi informatici alla Berkeley, ci fu ovviamente la diaspora, e quindi ad oggi sono sopravvissute delle versioni sia open source che proprietarie di BSD. C'è infatti FreeBSD, oppure c'è anche Solaris. Cosa ci insegna tutta questa storia? Questa storia ci insegna che tra i due litiganti il terzo gode, e in questo caso il terzo è proprio Linux. Benissimo pinguini, questo video dovrebbe mettere una sorta di fine a questa saga dei sistemi operativi, almeno dei sistemi operativi mainstream. Ma se voi pensate che io abbia dimenticato di parlare di un qualche sistema operativo importante, fatemi sapere qui sotto nei commenti e magari ci farò un video dedicato. Che so, OS 2? Vogliamo parlare di OS 2? Non lo so, dimmelo voi. E quindi io vi rimando agli altri video che porto su questo canale e vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!